Bene mister, io ero già pronto per le domande iniziando con una vittoria di misura ma con tante occasioni, invece abbiamo raddoppiato e poi abbiamo preso quel gol che non ho ben capito come è stato, che è andato un po' a rovinare la festa. Sì, diciamo che la squadra ha meritato di vincere secondo me, anche perché noi abbiamo avuto tante occasioni, cioè invece di buttarla dentro l'abbiamo buttata fuori dalla porta, però insomma... Questo capita ed eravamo lì, non è che dovevamo calciare da 30 metri, eravamo lì a un metro. Comunque insomma siamo stati bravi nel secondo tempo a fare questi due gol e niente, l'unico problema su quella palla finale là che forse c'eravamo un po' così addormentati e c'è stata sta palla sul secondo palo che l'avversario ci ha creduto e l'ha messa dentro. E due gol annullati per fuorigioco, uno per parte, giusto? È quella di loro, l'assistente era già da parecchio su, perché io ce l'ho qua in parte, quindi l'avevo già visto su. Per quanto riguarda il nostro, sì, mi devo fidare perché insomma non credo che abbiano sbagliato niente. E Conegliano si era anche lamentato per un rigore che forse c'era a loro favore. Qual è il suo rigore? Cioè, su una palla lunga il difensore difende la palla, aspetta che il portiere venga fuori. È chiaro che se quello è il rigore significa che le partite dovrebbero finire 7-8, 9-10, cioè così. Allora, domenica in casa, oggi abbiamo fatto i due terzi di campionato, 10 partite alla fine, giocatori comunque si può ruotarli bene, ognuno che entra in campo fa la sua parte. Sì. Oggi è partito subito con Mioli, come mai? Umberto l'avevo visto bene in settimana, ma lui si allena sempre bene, mi mette sempre in difficoltà, è un ragazzo che comunque... a livello di prospettiva futura è sempre comunque un ragazzo giovane e secondo me può avere tante chance ancora per poter fare... Sì, perché ha sbagliato alcune occasioni, ma c'era là, era presente, questo vuol dire... Sono contento perché è chiaro che dispiace che lui ha sbagliato credo un gol. Almeno una nitida. Sì, una nitida, però anche Fuscello gli è capitato che ne ha sbagliato un paio, mi pare. Però insomma poi il portiere è stato bravissimo su una punizione di Della Bianchi, io non so come ha fatto a prenderla perché era già dentro. Ha fatto due belle parate il portiere. È stato veramente un gatto lì, è stato veramente bravo. In conclusione cosa traiamo da questa partita? Abbiamo fatto secondo me le occasioni le abbiamo avute, io dico sempre ai ragazzi che dobbiamo cercare di creare. Quando noi creiamo allora secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È chiaro che se capita qualche domenica che non riesce a creare, lì ci dobbiamo fare qualche domanda. Bene, grazie dobbiamo mister. Dobbiamo darci anche delle risposte positive. E a tutti appuntamento domenica al Mecchia. Grazie. Grazie.